Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Silvia Toffanin viene aggredita e ricoperta di insulti a Striscia la Notizia, la conduttrice è rimasta impietrita, parole cattivissime nei suoi confronti. Silvia Toffanin. La moglie di Pier Silvio Berlusconi conduce Verissimo da molti anni. Più precisamente dal 2006 e da allora non ha avuto molte occasioni per sperimentare la sua conduzione in altri programmi televisivi. Infatti, la lista dei programmi che ha condotto fino ad oggi, ha più di 20 anni dal suo esordio in TV e dall'inizio della sua carriera televisiva, è misera. Silvia però, ha partecipato a diverse trasmissioni come ospite, special guest o inviata. Ha infatti cominciato nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione, nel 1997, al concorso di Miss Italia, dove ha raggiunto la finale ma non si è classificata nelle prime posizioni. Silvia Toffanin aggredita a Striscia la Notizia. La bellissima conduttrice di Verissimo, come molti di voi sapranno, è attualmente la conduttrice speciale per questa nuova settimana di febbraio. La donna infatti, da lunedì 21 a sabato 26 febbraio rimpiazza Ezio Iacchetti accanto a Greggio. La notizia è stata divulgata direttamente dagli account social del telegiornale satirico ed in tantissimi hanno gradito l'idea di avere la padrona di casa di Verissimo nella trasmissione comica. Se per alcuni l'esordio della conduttrice accanto a Ezio Greggio è andato alla grande, secondo tanti altri telespettatori Silvia non è riuscita ad intrattenere come avrebbe dovuto migliaia di italiani. Alcune persone infatti, l'hanno definita utilizzando il termine impacciata ma non solo, le parole sono state davvero tante e non sono per niente leggere. La Toffanin ha ricevuto violenze verbali da non credere. La donna è stata aggredita in seguito alla prima puntata del TG satirico e sono state utilizzate delle frasi molto cattive, a cui lei però non ha risposto. Gli haters, come sempre, sono stati immediatamente pronti ad insultare. Se avessi fatto un provino per presentare Striscia come sta facendo la Silvietta mi avrebbero mandato a casa a calci nel cazzo. Io figlia e compagna di nessuno. Ha commentato un hater su Twitter. Secondo alcuni, che sono stati però più educati nell'esprimere il loro pensiero, Silvia è uscita dalla sua comfort zone presentando per la prima volta una trasmissione serale. In tanti apprezzano lo sforzo della conduttrice, ma credono che non sia portata per questo genere di programma televisivo. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.